Ok ragazzi, allora in questo tutorial vedremo un effetto da applicare a questa immagine degli sposi. Che effetto vogliamo applicare? Vogliamo renderla tutta in bianco e nero, tranne la parte dei fiori. Apriamo Photoshop. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente utilizzare lo strumento di selezione rapida. Questo strumento, che è stato di cui abbiamo parlato in una lezione precedente, permette di tagliare i bordi di un'immagine capendone il colore automaticamente. Quindi dobbiamo un po' divertirci a tagliare l'immagine. Alla prima passata potete tranquillamente utilizzare una dimensione più grande, qua 19. Dopo miglioreremo i dettagli. Ok, qui potete vedere che c'è troppo selezionato, quindi diminuiamo la dimensione e premiamo Alt. Non preoccupatevi se non è proprio troppo preciso, tanto non si vedrà nell'effetto finale. Tenendo premuto Space ci possiamo spostare nell'immagine. Ok, con Z più Alt facciamo lo zoom al contrario. Ok, adesso controlliamo se i bordi sono stati selezionati correttamente con Migliora bordo. Qui automaticamente fa vedere come sarà i bordi su uno sfondo nero. Possiamo scegliere su uno sfondo rosso, su uno bianco. In questo caso nero va benissimo. E mi sembra che i dettagli, i contorni sono abbastanza definiti. Comunque possiamo, se volete, correggerli un po', arrotondarli. Ok, fatto questo. Premiamo OK e cosa dobbiamo fare? Copiamo la parte selezionata. Fatto questo, creiamo un nuovo livello con questo tastino e incolliamo. Incollata l'immagine, avremo un nuovo livello con la sola parte dei fiori. Quindi ora possiamo giocare tranquillamente con lo sfondo, rendendolo per esempio in bianco e nero. L'effetto è praticamente completato. Se vogliamo possiamo abbassare l'opacità dei fiori per rendere l'effetto meno forte.
Salviamo l'immagine nel formato che più ci interessa. Io di solito salvo sempre in PNG. Ecco fatto, l'immagine è completa. Per qualsiasi dubbio scrivete nei commenti e iscrivetevi al canale di Falci. Ciao, ciao a tutti!